Buongiorno, lunedì, oggi ne abbiamo 9, ottobre 2024. Speriamo di non aver sbagliato, se no mi pigliano tutti in giro. Bene, è poco importante, visto quello che stiamo vedendo e vivendo. Sabato, giorno della festa della Madonna del Rosario, 7 ottobre. È scoppiata questa guerra in Israele. Bene, sappiate che questa non è una guerra qualunque, ma è probabilmente il modo del Signore che permette questa guerra per cambiare il mondo. Come vedete, vi avevo detto tempo addietro che la torre di Babele sarebbe caduta e adesso sta cadendo, perché ci volevano imporre un microchip umano, l'intelligenza artificiale. Praticamente far nascere i bambini magari con l'intelligenza artificiale, oppure la scienza avrebbe dovuto sia uccidere, cioè sia far morire, come l'eutanasia, e sia creare una vita grazie a questa intelligenza artificiale. La scienza, esattamente come quando si vuole costruire la torre di Babele, perché si voleva arrivare in cielo, la scienza ha voluto fare senza Dio. E adesso cosa succede? Cosa succede? Anche il quaderno dice che, il quaderno dell'amore, dice che il Signore si sarebbe fatto vedere in quelle zone di Israele, dove lui ha vissuto. Naturalmente non è il Signore che ha mandato questo castigo e che manda questo castigo. È l'uomo che ha voluto arrivare un'altra volta sulla Torre di Babele, ed ora tutto quello che sta accadendo non farà altro che cambiare completamente questo mondo e distruggere tutto ciò che è marcio per darci l'era dell'amore. Naturalmente, qualsiasi cosa succede, dobbiamo avere fede. Nelle Sacre Scritture sta scritto che parla del rapimento degli eletti. Quindi, in qualsiasi caso, come si avvera anche una guerra, come sta succedendo, o come si sta avverando, tutto quello che è scritto, tutto quello che i profeti ci avevano annunciato, tutto quello che dicono le sacre scritture, si avvererà anche l'impossibile del rapimento degli eletti. Ecco, adesso vedete, purtroppo questa chiesa che si sta preparando per un sinodo che forse porterà allo scisma. Vedete, stavano preparando il microchip per l'uomo. E cosa succede? Succede che la Madonna non riesce più a trattenere il braccio di Gesù, perché Gesù vuole salvare i suoi figli. Per salvarli, chiaramente, deve distruggere tutto ciò che è male. Ed è il male stesso che lo distrugge. Vedete, chi è che ha permesso anche l'invasione? Coloro che fra poco saranno traditi
avranno bruto a casa loro e sarà bruto a tradire Cesare un'altra volta. E come potete vedere, se notate bene, è arrivato l'anticristo. Molta gente si continua a chiedere chi sarà l'anticristo, chi sarà l'uomo anticristo. Ma siamo proprio sicuri che sia un uomo? Padre Pio non ha detto questo. Padre Pio ha detto un'altra cosa. Tutto quello che era anticristiano, soprattutto una religione anticristiana, sarebbe stato l'anticristo. E quindi io non vi dirò che è l'anticristo, perché l'ho già detto, perlomeno l'ho fatto capire. Come è scritto nelle scritture, chi ha orecchi intenda. Ora tra invasione e guerra. Ricordiamoci che noi cristiani purtroppo non siamo uniti, a noi interessa il nostro orticello, ma vi è una potenza ormai militare che è unitissima e può rastrellare persone in tutto il mondo. Quindi cosa accadrà? Cosa accadrà? Io posso solo esprimere la mia opinione. Per quello che Padre Pio ci aveva detto, Luigi Gaspari, Padre Pio ha detto a Luigi Gaspari, ha ammonito che il pericolo arrivava dalla Persia. Vedete con chi è praticamente l'Iran fa parte della Persia, per esempio, no? E l'Iran è alleato di Hamas, degli Hezbollah. E quindi 1 più 1 fa 2 e 2 più 1 fa 3. Il pericolo che Padre Pio ha visto arrivava dalla Persia. Potrebbe esserci un attacco all'Occidente, proprio partendo da lì. Ma il Signore non permetterà che i suoi figli non si salvino, perché grazie a una nazione con cui noi stiamo combattendo, saremo salvati. E però prima assisteremo, probabilmente, vi ho detto, io non sono né Nostradamus né un indovino, vi sto dicendo la mia opinione. Attaccheranno l'Italia, Roma, l'Europa, il Vaticano. Dopodiché sarà una nazione che noi in questo momento combattiamo, che ci salverà. In Italia, come Padre Pio ha predetto, ritornerà la monarchia. Ora, ognuno di noi può pensarla come vuole. Tutti noi abbiamo paura, chiaramente, ma se abbiamo fede, il Signore ci salverà, perché Lui può aprire le montagne, può aprire le acque, così come fece con Mosè, può tutto, e anche può rapirci nell'aria, come dicono le sacre scritture. Con un'astronave, farci vedere come la Giorgina nel sogno,
farci vedere il maremoto, le guerre che sono in terra. E quando lui avrà bonificato la terra e l'avrà cambiata completamente, bonificandola inondandola dallo Spirito Santo, ci farà ritornare, speriamo di essere tra quelli prescelti, per vivere in una nuova era di amore, dove tutti saremo fratelli, dove nessun bambino sarà più ammazzato, dove nessun bambino morirà di fame, così come nessuna persona, dove tutti ci ameremo, dove esisterà l'amore vero e non la passione, anche contro natura, che non è altro contro Dio. Ogni famiglia sarà felice, vivrà nel Signore insieme alla Madonna, a tutti i santi e a tutte le persone di buona volontà. Un abbraccio a tutti, che il Signore venga presto. Grazie mille.